La festa del film di Marco Risi è veramente abbastanza inquietante in realtà, eh? con... tra l'altro c'è Shell Shapiro che canta. Shell Shapiro che canta, ma che colpa abbiamo <ride> noi con il significato completamente ribaltato rispetto a 40 anni fa, perché 40 anni fa anche 50 oramai non so quanti ne sono passati. Erano i giovani che dicevano: Ma che colpa abbiamo noi qui alla festa? Sono i ricchi e potenti che dicono: Ma che colpa abbiamo noi? Come per dire: Se I abbiamo gnari. rubato, se abbiamo fatto questo e quell'altro, ma che volete. Il paese è questo. Il paese è questo ce lo permette. Hai, hai detto diciamo l'immagine iniziale molto forte con cui si apre il film, ma in realtà poi si cambia subito sì. scena e si entra nella vita di, questa, di questi protagonisti. C'è eh, questa donna molto bella, questa attrice anche un po' decaduta forse ci viene da pensare. Che sì. assolda un detective privato per seguire suo figlio adolescente. Sì. E da lì prende il via. Questo detective privato è Luca Argentero. Sì. E Ever Zigova appunto lo incarica di seguire questo, questo ragazzo. Uh, vuoi continuare tu a dire quanto possiamo dire? Perché nei noir c'è sempre paura di sì, svelare il Sì, No, troppo. non bisogna raccontare troppo, però certo. è questo succede all'inizio, quindi si può dire, lui seguendo questo ragazzo la sera in una discoteca dove succedono cose, quando esce e lo perde un attimo di vista, il ragazzino prende la sua macchinina di quelle lì senza targa e, e viene investito da un SUV che, che, che a una velocità pazzesca lo investe e il ragazzino purtroppo muore. Da lì parte l'indagine di corso, la mamma vuole sapere chi è stato quello lì che poi è scappato. E lui si accorge da dei dettagli, da delle piccole cose che gli dice anche il suo vecchio amico ed esso rivale, Amendola, poliziotto un po' corrotto, eh, che, che qualcosa non gli torna. E quindi deve, deve cercare di mettere insieme i pezzi e piano piano ci accorgiamo sempre di più che la morte del ragazzino è collegata anche alla morte di quel tipo lì nel campo all'inizio vicino all'aeroporto. Quello che appare come un incidente d'auto in realtà insomma, non, è, non è così stato no, casuale. Ecco. No, non è stato casuale per niente. E... E c'è di mezzo, vabbè, poi c'è di mezzo un uomo molto potente, molto forte, di quelli che stanno nell'ombra, no? di quelli che manovrano anche le coscienze, che cercano di portare tutto a proprio vantaggio e di coinvolgere le persone per portarle dalla propria parte per costruire un paese eh, sempre più sbagliato. E lui non ci casca a corso, e, insomma, secondo me è molto. Eh, i dettagli, le cose, le cose che succedono nel film, la trama è abbastanza appassionante e avvincente perché viene voglia di sapere che cosa succederà. E poi mi sembra che ci sia una Roma abbastanza livida, no? E è un po' scivolosa. Quasi irriconoscibile.